Oh, ma che giorno è oggi? Anzi, che giorno sarà domani? 25 settembre 2020 esce il corso della metodologia gioco e rigioco di cambio di campo. Un corso che è chiaramente accessibile a tutti, ma non proprio a tutti perché effettivamente bisogna essere, come dire, pronti per capire che ci sarà qualcosa da cambiare nel nostro modo di allenare. Ma parliamone meglio e di più in questo episodio. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Sì, avete capito? Lo dico a bassa voce all'inizio perché poi apriamo spumanti, champagne, tutto quello che volete. Domani esce la metodologia gioco e rigioco. Ora voi vi chiederete, ma che cavolo di nome è? Ecco, adesso alzo un po' più la voce e dico gioco e rigioco vuol dire far giocare, far rigiocare, secondo in realtà una linearità circolare che durante il corso vi spiegheremo e cercherò anche in realtà di spoilerarvi in questo breve episodio di qualche minuto. In realtà, però, devo fare una premessa. Devo ringraziare tutti coloro che da un anno ci seguono, ci hanno fatto avere spunti, domande, dubbi, opinioni e ci hanno, come dire, dato la forza e la motivazione per fare questo corso, per dare delle risposte, che ovviamente non sono le risposte universali, non saranno di tutti, ma saranno sicuramente dalla maggior parte di coloro che ci seguono perché hanno capito quello che noi intendiamo per allenare e giocare al gioco del calcio. Le nostre risposte convergeranno fondamentalmente in una domanda, o meglio, risponderanno fondamentalmente ad una domanda, che è cosa vuol dire allenare con il gioco? Ok, durante tutti questi mesi abbiamo parlato io, Enzo, Marco, con grandi persone che in qualche modo ci hanno anch'esse motivate, ci hanno insegnato molto, su tutti Adriano Cadrigari, Edgardo Zanoli, al convegno Calcio che Impresa, tantissime persone, in realtà non posso farvi la lista perché sennò finirebbe i minuti che ho a disposizione, ma tutti loro ci hanno indirizzato a qualcosa che poi è l'allenare sul campo attraverso il famoso gioco, questo fantomatico gioco. Allora, abbiamo spiegato un po' a voi nel corso che cosa vuol dire, l'abbiamo messo in pratica, vi abbiamo lasciato dei video spiegati di partite, di allenamenti e da partita ad allenamento siamo andati a cercare di spiegarvi come noi andiamo a trasformare quello che noi vediamo nella partita, quello che sono le condizioni e situazioni che si creano per cercare di riportarlo nell'allenamento e allenare veramente quello che poi i nostri ragazzi hanno come necessità. Necessità appunto perché partiamo da quelle, partiamo dalle loro necessità, quelle che sono emerse dai contesti di gioco, per andare a dargli degli strumenti per affrontare le situazioni e trovare quindi delle soluzioni. Ecco, vedete che io sto parlando di tutte situazioni, condizioni che non hanno nulla a che vedere con il solo contesto tattico, non hanno neanche nulla a che vedere con il solo contesto emotivo o tecnico, è tutto insieme, ma in questi mesi sicuramente avete capito che noi la intendiamo così. Ecco allora il corso. Il corso parte appunto da questa introduzione sul gioco, andrà a cercare di farvi capire quali sono le motivazioni che in qualche modo hanno a che fare col nostro essere biologico, quindi andremo a capire l'importanza della scopo-specificità, della finalità di un gesto tecnico, della complessità della relazione, dell'importanza della relazione tra le persone e del contesto, di quanto l'ambiente influisce su ogni decisione dei calciatori, di quanto noi allenatori dobbiamo essere in grado di modificare questo contesto affinché possa essere utile a un apprendimento per i nostri giocatori. Ma dopo questa fase di piccola teoria andremo subito a parlare di principi di gioco, andremo subito a parlare di come mettere a terra i principi di gioco, che cosa intendiamo per principi di gioco, perché qui se ne parla tanto, ma poi in realtà pochi danno definizioni. Allora noi vi abbiamo dato la nostra definizione e l'abbiamo portata sul campo. L'abbiamo portata sul campo attraverso la partita, attraverso l'analisi di una partita, analisi dove per analisi si intende osservazione, cioè si è in campo e si osserva quello che succede. Allora vi facciamo vedere quali sono le considerazioni, i focus che noi prendiamo e abbiamo durante la partita in modo tale che capite cosa vuol dire vedere il gioco. Anche qui, vi ripeto, sono le nostre idee, le nostre risposte, che poi convergeranno nell'allenamento, cioè andiamo sul campo e alleniamo quello che abbiamo visto in base alla partita. Ci
Tutto questo detta i principi, quindi in qualche modo fonda i principi, che poi vedrete non è un fondare solo per l'allenatore, ma sono chiaramente in relazione a quello che sono le necessità e quello che la squadra esprime, va a essere riportato in partita, essere guardato in partita e poi va ad essere allenato durante la settimana. Quindi siamo sempre ad una sorta di, come dire, chiamiamola programmazione per capirci, in cui si osserva la partita, si analizza la partita e poi si crea l'allenamento e si allena. Noi infatti parliamo di ciclo dell'allenamento ed ecco il nome gioco e rigioco, perché si gioca e si rigioca. Si gioca per una settimana e si rigioca per una settimana. Dentro questo gioco c'è l'allenatore che deve essere in grado di formare le condizioni e le situazioni per cui ogni calciatore andrà ad apprendere. I due momenti fondamentali dal punto di vista pratico sono dunque la domenica o il sabato, diciamo, chiamiamolo weekend, quindi quello della partita, e i giorni degli allenamenti. Nella partita il trucco, tra virgolette, vi spiegheremo come è guardare la partita con gli occhi dei principi. Ciò vuol dire che se noi abbiamo un principio, abbiamo predeterminato un principio e precondiviso questo principio con i componenti della nostra squadra, allora dobbiamo guardarla rispetto al vedere se gli obiettivi che i principi in qualche modo hanno definito sono stati raggiunti. E se c'è soprattutto l'intenzione di raggiungere quegli obiettivi determinati dai principi. Vi voglio fare questo esempio. Se abbiamo determinato che il nostro è un pressing ultra offensivo, quindi fatto da pressioni individuali con riferimento forte sull'uomo, e non vediamo nella nostra fase difensiva e nella nostra fase di transizione negativa che c'è questa attitudine, questa propensione ad andare verso l'uomo, allora leggiamo che l'intenzione di quel giocatore o di tutta la squadra è sbagliata. Se poi vediamo che invece questa cosa avviene, però non c'è risultato, nel senso che l'uomo ci va via, siamo in ritardo, allora in ogni caso vediamo che l'intenzione è buona e dobbiamo lavorare su come. Ok, abbiamo capito il perché lo facciamo determinato dal principio, e andiamo a lavorare sul come. Ma, come dire, questo poi ve lo approfondiamo ancora di più nel corso, perché è chiaro che in un podcast non riusciamo a farvi vedere ciò che il video invece può esprimere meglio. Dopodiché si tratta, appunto come il ciclo di allenamento prevede, di andare sul campo, quindi allenare durante 1, 2, 3, 4 giorni settimanali rispetto a quello che noi abbiamo osservato. Ed è qui che abbiamo definito i tre mezzi allenanti, dove per noi sono partite a tema, partite libere e partite amichevoli. Ebbene sì, abbiamo messo dentro anche le partite amichevoli, perché effettivamente ci siamo accorti che se noi capiamo che il calcio si allena veramente nella partita, e quindi la partita non è solo un test in cui in qualche modo si deve vedere qualcosa, si deve determinare un risultato, ma è il momento in cui si capisce cosa i ragazzi hanno appreso e cosa riescono a comprendere nel gioco, allora quello è un momento che deve essere ripetuto, potenzialmente, perché è ovvio che non tutti noi abbiamo la possibilità in settimana di organizzare partite amichevoli, ma se le abbiamo e scegliamo volontariamente di non farle, beh, secondo noi c'è un grande problema alle spalle, cioè quello del fatto che non siamo in grado di capire quanto la partita è essenziale per un processo di apprendimento e di miglioramento di ogni nostro calciatore. Potenzialmente la partita d'allenamento è il mezzo migliore, perché è quello che più simula il contesto di gara, dove per contesto di gara intendo quel contesto ufficiale, quello di campionato, insomma, quello tra virgolette quello che conta, per capirci. Ecco, in una partita amichevole la cosa migliore sarebbe quella addirittura di scegliere l'avversario in base ai problemi che noi pensiamo che l'avversario crei. Ad esempio, un avversario che fa densità è diverso da un avversario che magari gioca in maniera atalantiana, lo dico visto che siamo qua in questo periodo del calcio, capiamo tutti che cosa vuol dire, quindi una marcatura forte sull'uomo o una marcatura sull'uomo nella zona. Piuttosto che è difficile affrontare un avversario che gioca sempre su una seconda palla, piuttosto che un avversario che gioca su una costruzione da dietro, un'uscita pulita. È ovvio che crea problemi differenti, e a questi problemi differenti noi dobbiamo reagire in maniere differenti. Ed è quello il contesto migliore affinché avvengano problemi a cui noi dobbiamo trovare soluzioni. Dopodiché poi ci sono partite libere e partite a tema, che non sono meno importanti, anzi dobbiamo saperle trattare, saperci lavorare, perché sono anch'essi strumenti fondamentali,
ma che in qualche modo si perdono qualcosa, no? Perché non c'è un avversario, l'avversario ti conosce perché è l'avversario che affronti tutti i giorni, sono i tuoi amici, i tuoi compagni di squadra, ma soprattutto nelle partite a tema tu puoi fare in modo di determinare che cosa succede, o meglio, puoi cercare di creare delle condizioni, di mettere delle regole, che noi chiamiamo regole di provocazione, affinché tu possa allenare ciò che hai visto in partita. Ma anche qui vi aiuteremo con i video durante il corso. Allora, cerco di chiudere un po' qui dicendovi, il corso esce domani, 25 settembre alle ore 14, potete acquistarlo dalla nostra pagina, è accessibile a tutti, lo potete fare online in ogni momento, sono circa 20 video lezioni, più o meno 5-6 ore di corso che potete fare quando volete, perché lo avrete una volta acquistato per tutto il tempo che volete. Potete chiederci dell'aiuto in più in modo tale anche da parlare con noi, avrete la possibilità di avere del materiale che può esservi utile durante la stagione. E insomma una serie di cose che poi troverete. Facciamo così, vi lascio il link della pagina dal quale potete trovare tutte le informazioni e al massimo gli date una sbirciata. Ovviamente per voi affezionatissimi del podcast migliore di formazione di calcio in assoluto nel mondo, che è Cambio di Campo a parte il tirarcela, vi sarà riservato un codice sconto che troverete all'interno dell'ebook che vi ho linkato nella descrizione di questo episodio, quindi correte assolutamente a prendervelo subito, quindi usatelo in maniera parsimoniosa perché è personale ovviamente ed è solo ed esclusivamente per voi, mi raccomando. A questo punto noi ci vediamo al prossimo episodio, anzi al prossimo corso.